Questo programma è offerto da la scia di incidenti mortali che coinvolgono i pedoni nel capoluogo. Questa volta a perdere la vita è un 58enne, Francesco Rizzuto. Il sinistro che lo ha coinvolto è avvenuto ieri mattina all'alba, intorno alle ore 6, in via Simone Gulì, all'altezza della Fincantieri. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Municipale, l'uomo è stato investito da uno scooter Yamaha X-City mentre era in attesa alla fermata dell'autobus. Sul posto sono sopraggiunte immediatamente due ambulanze e il pedone è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Villa Sofia, dove però è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate nell'impatto. Il centauro coinvolto, un 46enne, è stato interrogato dagli agenti per cercare di ricostruire al meglio le varie fasi dell'incidente. A San Mauro Castelverde la situazione degli abitanti e soprattutto dei contadini del luogo diventa sempre più insostenibile a causa delle continue scorribande dei cinghiali. Questa volta ad essere colpito dall'orda dei selvaggi suidi è stata l'azienda agricola di Antonio Turrisi, che negli ultimi 5 giorni è stata oggetto di 3 attacchi da parte dei cinghiali. Nel primo sono stati uccisi 17 agnellini appena nati, mentre una pecora gravida è morta per soffocamento, ed altre 3 risultano tuttora disperse. Nel secondo attacco sono stati uccisi 4 agnellini, sempre appena nati, e soltanto grazie al tempestivo intervento del proprietario i cinghiali sono stati messi in fuga. Anche la scorsa notte i cinghiali sono stati messi in fuga, lasciando molte impronte, poiché il terreno era bagnato per via della pioggia. In questi 3 giorni sono intervenuti guardie forestali, polizia municipale, carabinieri e il personale dell'ASP di Cefalù. Non è la prima volta che nel territorio madonita, in particolare in quello di San Mauro, accadono questo genere di episodi. I cinghiali si avvicinano probabilmente perché attirati dall'odore del sangue, della placenta presente dopo i parti. Arrivano nuove complicazioni nella realizzazione del raddoppio ferroviario tra Fiume Torto e Cefalù. Risolto il contratto con la Cosidil S.p.A. che per bocca del suo titolare Gaetano Vecchio, che definisce vergognosa la risoluzione contrattuale. L'appalto in questione è quello per il raddoppio di linea ferroviaria Palermo-Messina nel tratto compreso tra Fiume Torto e Cefalù. In particolare la Cosidil di Santa Venerina, nel giugno scorso ha sottoscritto un contratto d'affidamento con la Cefalù 20 Scarl, gruppo Maire Tecnimont, per la realizzazione del rilevato ferroviario, degli attraversamenti idraulici e sottovia, di nuove viabilità, di opere speciali in fondazione e delle fondazioni delle barriere antirumore. Non rispettare i tempi significava e significa perdere per sempre il finanziamento europeo. Da subito la Cosidil ha rilevato la presenza di una serie di anomalie. L'impresa lamenta che non sono stati consegnati né i progetti esecutivi validi né le autorizzazioni per avviare le attività. Le opere propedeutiche erano incomplete. Ad alimentare il quadro sconfortante la presenza di imprese subappaltatrici e fornitori locali falliti a seguito dei mancati pagamenti da parte della Cefalù 20. Nonostante tutto, la Cosidil S.p.A. si era detta pronta a fare le proprie parti in attesa della revisione tecnico-contrattuale del contratto. E invece è arrivata la sorprendente risoluzione contrattuale. E così oggi gli operai della Cosidil hanno sgomberato il cantiere. Le conseguenze immediate saranno il licenziamento dei 10 operai già in servizio e la mancata assunzione già programmata di 35 nuovi lavoratori inseriti nel bacino degli ex dipendenti posti in mobilità da Cefalù 20. Intanto i sindaci del comprensorio annunciano l'intenzione di riunirsi per cercare di far ripartire i lavori.
Il nucleo controllo attività commerciali su area pubblica ha dato vita ad un nuovo blitz che ha portato al sequestro di circa 29.000 prodotti privi del marchio CE in due esercizi commerciali situati in via Macheda a Palermo. E i due negozi in questione fornivano tantissimi banchi di mobili in giro per la città, mettendo così in circolazione prodotti dannosi per i consumatori. Tanti dunque gli oggetti posti sotto sequestro, tra occhiali, giocattoli e prodotti elettrici a bassa tensione. In totale sono state denunciate 5 persone all'autorità giudiziaria per contraffazione di prodotti industriali e frode in commercio, più sanzioni per un importo totale di 150.000 euro. You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il girasole di Bagheria Lego ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333-2547-333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Due concerti di solidarietà sono stati organizzati dall'inviato di Striscia la Notizia, Capitan Ventosa, per l'imprenditore Gianluca Calì. L'ultimo si è svolto ieri sera a Casteldaccia presso Piazza della Rotonda. Proprio qualche giorno fa Calì ha trovato ancora una volta due proiettili dinanzi alla sua attività ad Altavilla Milicia. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri, che ormai si ripete da diversi anni. Purtroppo, infatti, non si tratta di una novità. Dopo che nel 2011 l'uomo ha denunciato il pizzo e nel 2013, sempre grazie alle sue denunce, ha fatto emergere la collusione presente tra alcuni membri della forestale e il clan di Cosa Nostra di Bagheria, ha ricevuto diverse intimidazioni, anche di morte. Al via la 22esima edizione della Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno, che quest'anno si pone quattro obiettivi: illustrare i progressi fatti su allattamento e alimentazione infantile, dare importanza alle azioni per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento, informare sugli obiettivi di sviluppo del nuovo millennio e interessare i giovani e le giovani a questi temi. Anche quest'anno l'associazione Le Balate partecipa all'evento nazionale organizzando a Palermo, domenica 5 ottobre 2014, presso il Palazzo Aliata di Villa Franca, un festival dell'allattamento. Numerose e variegate le attività previste. Una conferenza che si terrà dentro il salone dello stemma di Palazzo Aliata è accompagnata da laboratori per adulti e bambini. Inoltre vi saranno delle esibizioni, un flash mob ed una piccola fiera delle buone pratiche sostenibili e di realtà amiche dell'allattamento. Il festival, patrocinato dall'Assessorato regionale alla salute e da IBFAN Italia, si svolgerà quindi domenica 5 ottobre presso il Palazzo Aliata di Villa Franca, in piazza Bologna a Palermo, a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 19, grazie al contributo di molte associazioni e operatori del settore che credono nell'efficacia della collaborazione. Domenica 28 settembre in località Carpineto, in provincia di Palermo, si è disputata la sesta prova di campionato regionale Endurance CSI, denominata la 6 ore Bike del Poggio. All'edizione organizzata dalla SD Parco Bike hanno partecipato circa 100 atleti provenienti da tutta l'isola. Si è conclusa con due atleti della SD Fiamma tra i primi tre classificati. La competizione ciclistica di mountain bike ha visto sfidare gli atleti suddivisi in tre discipline, quella individuale, a coppia e a squadra.
Proprio nella individuale si sono piazzati gli atleti monrealesi della SD Fiamma, al primo posto assoluto Filippo Noto, al terzo posto categoria senior Giuseppe Affranchi. Domenica 5 ottobre gli stessi atleti della SD Fiamma saranno impegnati nella decima edizione della Gran Fondo per Mountain Bike che si disputerà a Marineo, dove è prevista la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia. Ieri sera grande successo a Belmonte Mezzagno per il tributo a Vasco Rossi che si è tenuto nella piazza del paese. L'evento, ideato ed organizzato dal bar Santa Anthony, è iniziato puntuale alle ore 22. Divertente e frizzante, con musica di intrattenimento, con le più belle canzoni di sempre del mitico Vasco Rossi. Prima del concerto sono intervenuti a bordo delle loro fiammeggianti moto da corsa i motociclisti dei Corsari Moto, circa 24 che frecciavano con le loro fantastiche due ruote. Apertura della serata assegnata all'esibizione del sose del celebre cantautore, dove la somiglianza era tale da confondere i presenti e anche i fan più accaniti. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Il giornalista degli uffici stampa al servizio della trasparenza, diritti e doveri. È questo il titolo del convegno svoltosi stamane a Palazzo Butera a Bagheria, organizzato dal GUS Sicilia. Come suggerisce il titolo, ci si è soffermati attentamente sul ruolo che la trasparenza degli uffici stampa recita nel panorama delle pubbliche amministrazioni. Essa ormai è di fondamentale importanza per veicolare nel modo più chiaro e veritiero possibile le informazioni e comunicazioni che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di diffondere alla cittadinanza. Di qui il ruolo dell'addetto stampa come figura fondamentalmente centrale è indispensabile affinché la complessa macchina amministrativa possa rispettare i principi legislativi in merito alla trasparenza, attraverso le varie leggi, in particolare sulla 152.000, la quale riassume in sostanza il vademecum di un ufficio stampa e dei suoi componenti. Tutto questo è stato trattato, spiegato e integrato dalle personalità che hanno presenziato il convegno introdotto dal presidente del GUS Sicilia, Francesco Di Parenti. Nel corso della mattinata hanno preso la parola, secondo l'ordine di scaletta, Gino Falleri, presidente del gruppo Uffici Stampa Nazionale, la docente di teorie tecniche dell'Università di Catania, l'avvocato Adriana Laudini, seguita dal direttore comunicazione Sergio Talamo. Dopo una breve pausa caffè hanno preso la parola il redattore del Quotidiano di Sicilia, Lucia Russo, Riccardo Arena, presidente dell'Ordine dei Giornalisti Siciliano, e infine Giovanni Rossi, presidente dell'FNSI. Nel pomeriggio a Villa Cattolica dalle 16 le varie premiazioni. Siamo con Gino Falleri, com'è importante il ruolo dell'addetto stampa nel panorama politico odierno? Beh, l'addetto stampa assolve una funzione pubblica di grande caratura, in quanto che è il garante dell'informazione e della sua asetticità. Questo è il punto chiave, solamente che non sempre l'addetto stampa ha i mezzi e le strutture per poter tirare fuori quello che è necessario per il cittadino, che possa conoscere il cittadino di quello che fa la pubblica amministrazione. In genere non si sa quasi mai niente. Quali dovrebbero essere le qualità per un addetto stampa?
Beh, innanzitutto dovrebbe avere una professionalità superiore al redattore ordinario, in quanto che lui deve poi avere degli altri strumenti per poter canalizzare le proprie notizie, quello che lui sa, perché deve arrivare al cittadino in qualsiasi posto di un determinato territorio. Il problema del giornalista, noi parliamo qua di uffici stampa, parliamo di una funzione giornalistica che sta all'interno delle pubbliche amministrazioni e quindi che ha un rapporto diretto con i giornalisti. Ecco, la nostra idea di operatori degli uffici stampa pubblici, soprattutto visto che parliamo di politica, è quello che il ruolo del giornalista è comunque anche nei rapporti con la politica e all'interno delle istituzioni, è un operatore a favore dei cittadini, a favore della trasparenza, così come a favore della verità sono i cronisti che lavorano nei giornali. Il giornalista ha una sua funzione all'interno delle istituzioni e dei rapporti con la politica perché è lo strumento di collegamento tra l'istituzione e i cittadini, è quello che può trasferire contenuti e informazioni utili ai cittadini direttamente agli interessati attraverso non solo i giornali come si faceva fino a qualche anno fa, ma adesso con le nuove tecnologie, con internet, con i social media, con l'open data, attraverso tutte le possibilità che il giornalista ha per mettersi in diretta comunicazione con i cittadini senza dover passarne per forza attraverso i giornali. Perché l'addetto stampa non è quasi mai libero di scrivere in maniera, diciamo, indipendente rispetto all'amministrazione? Allora, questo qui è una delle criticità, nel senso che si ha questa immagine che il giornalista possa essere condizionato dal vertice politico di un ente. In realtà i giornalisti che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, io sono un giornalista che lavora nelle pubbliche amministrazioni, è un giornalista anche dentro le pubbliche amministrazioni, i principi deontologici che sono validi per il cronista fuori, che lavora fuori dalle pubbliche amministrazioni, in termini di correttezza dell'informazione, di verità, di riportare la verità sostanziale dei fatti, vale anche per noi che lavoriamo nelle pubbliche amministrazioni. Noi dobbiamo riportare esattamente quello che c'è negli atti, negli atti, anche quando questo può andare contro gli interessi della politica. Diverse leggi sono state attuate per favorire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, però quasi mai queste leggi vengono applicate in toto. Perché? Perché la pubblica amministrazione italiana ha una malattia. La sua malattia è la cultura dell'adempimento formale. E invece le amministrazioni, specie quelle siciliane, devono passare dalla cultura dell'adempimento formale alla cultura del servizio al cittadino. Una cultura che vede un'amministrazione che esiste in quanto serve i cittadini e serve ai cittadini, è utile, procura concrete utilità, dà risposte ai bisogni. L'informazione e la comunicazione, la trasparenza, vivono dentro la cultura del servizio, altrimenti dentro la cultura dell'adempimento non hanno nulla da fare. Io credo che questo sia il grande cambiamento, porre il cittadino al centro della vita dell'amministrazione, farlo diventare la ragione e il valore stesso dell'amministrazione. Ragione e valore dell'amministrazione è la capacità di rendere effettivi i diritti dei cittadini e dare risposte ai loro bisogni concreti. Di chi sono le responsabilità? Ma io credo che in questa partita nessuno di noi è esente da responsabilità, neanche noi come cittadini, neanche i politici, neanche i dirigenti delle nostre amministrazioni che sono parte della classe dirigente di questo paese. Allora, per superare la difficoltà nella quale noi ci troviamo, è bene che ognuno riprenda la passione per il proprio mestiere. Un giornalista ha la passione per il mestiere di giornalista, un comunicatore pubblico, un dirigente, ma anche i cittadini prendano la passione di fare fino in fondo i cittadini. Guardate, nei territori in cui si esercita la cittadinanza attiva, no? I cittadini si prendono la propria parte di responsabilità, vi sono amministrazioni migliori. E amministrazioni migliori producono cittadini migliori. Beh, è un ruolo fondamentale perché naturalmente è un tramite verso la percezione della pubblica amministrazione e dei suoi servizi da parte del cittadino, ma deve cambiare profondamente perché ormai l'idea di un
una funzione limitata alla gestione dei rapporti con i mass media, i comunicati stampa, le conferenze stampa, è stata totalmente travolta da una nuova stagione della comunicazione, fatta di dati aperti, fatta di social che prevedono una partecipazione diretta del cittadino, fatta dalla politica della trasparenza. Che vuol dire trasparenza? Non vuol dire riempire una sezione del sito, vuol dire rendere il sito una vera casa aperta alla conoscenza e alla facilitazione dell'uso dei servizi. Ecco, in questo il giornalista e il comunicatore devono assolutamente ritrovare un ruolo da protagonisti. Molti giornalisti hanno paura che i social network possano in qualche modo sostituire l'informazione. È una paura fondata? Ma sostanzialmente l'hanno già sostituita, quindi è una paura che andrebbe rimpiazzata con una nuova energia nel cambiare il proprio skill professionale. I giornalisti devono utilizzare la loro capacità, la loro esperienza sulla notizia e trasformarla in una capacità di dialogare con altri soggetti che producono notizie esattamente come loro. Non credo che si possa guardare al passato, dobbiamo pensare a una nuova affascinante stagione in cui il giornalista fa da riferimento professionale della circolazione diffusa delle informazioni. Quindi dovrebbe esserci una sorta di alleanza tra giornalista e social network? Assolutamente, anche perché guardi, oggi una notizia che ha un valore comunque emerge, anzi emerge più di prima, perché prima era limitata magari a un trafiletto su un giornale, a una rassegna stampa. Oggi può diventare un fatto che crea sui social network una diffusione che viene chiamata virale, ma secondo me è soprattutto una diffusione salutare. Il problema resta quello del passato, essere bravi a cogliere la notizia. Oggi in più ci deve essere la capacità di dialogare con cui quella notizia la utilizza e la commenta. Siamo con Marino Mancini, addetto stampa del Comune di Bagheria. Quanto è difficile fare l'addetto stampa al Comune di Bagheria? Bella domanda. Può essere facilissimo come può essere difficilissimo. È molto importante che il politico, l'amministrazione di turno capisca che l'informazione, il diritto all'informazione è un servizio che ha un valore, una valenza pari a tutti gli altri servizi che offre una pubblica amministrazione. Pertanto se l'amministrazione, e l'attuale mi sembra che lo capisca benissimo, sa che fare comunicazione significa offrire un servizio al cittadino, allora è sicuramente facile. Come risponde a chi sostiene che l'addetto stampa è sostanzialmente un sottoposto dell'amministrazione? Assolutamente non è così, quella è un'altra figura che fra l'altro è prevista dalla legge, che è la legge 150, che non è neanche un sottoposto perché non mi piace come parola, ma è sicuramente una figura, quella mi alludevo al portavoce, che chiaramente fa un tipo di informazione che se vogliamo è più politica, è più mirata, una comunicazione che non è la comunicazione istituzionale, che invece va fatta dall'ufficio stampa, che è un'informazione che viene dall'ente comune, quindi non dal sindaco o solo dal sindaco, non solo dall'assessore, ma viene da tutto l'apparato amministrativo del comune e viene poi rivolta al cittadino attraverso i mass media. Quali sono le qualità per un buon addetto stampa? Mettiamoci un po' di diplomazia subito, che probabilmente insomma serve per aiutarci a mediare e a far capire appunto al politico che cos'è la comunicazione istituzionale, e poi sicuramente le basi che la nostra formazione prevede attraverso uno studio dovuto anche alle norme, la deontologia, i codici disciplinari, oltre chiaramente a saper scrivere bene. Lo stato di salute dell'Ordine dei giornalisti siciliani. Intanto io sono vicepresidente del GUS Sicilia, che è il gruppo uffici stampa nel ramo dell'asso stampa del sindacato, quindi non ti posso rispondere per l'ordine dal momento che non ho una carica. Lo stato in generale non è dei migliori in questo momento, proprio perché, come dicevo, molti enti, soprattutto nella pubblica amministrazione, ancora non hanno compreso quanto sia importante avere una figura, un professionista, intendo quindi un iscritto all'ordine, pubblicista o professionista che sia, al servizio dell'informazione dell'ente. Com'è importante il ruolo del giornalista in questo panorama politico odierno? Ma io penso che, in riferimento al tema di cui stanno trattando sul detto stampa, credo che il compito del giornalista e dei giornali sia fondamentale, perché l'addetto stampa purtroppo è condizionato nel suo lavoro. Non possiamo parlare dell'addetto stampa come di una persona indipendente, perché intanto, per esempio, per quanto riguarda il nostro comune, è pagato
dal sindaco e dall'amministrazione. Quindi poi l'addetto stampa veicola un po' in un certo senso la realtà vista con gli occhi degli amministratori, mentre la realtà non è quella che raccontano gli amministratori. Quindi il ruolo è un ruolo importante, paradossalmente meno notizie negative l'addetto stampa veicola, più dà la possibilità al giornalista di raccontare l'altra parte della realtà, che non è, ripeto, quella raccontata dall'addetto stampa. Le qualità dell'addetto stampa purtroppo non possono emergere, perché se tu mi dici le qualità di un giornalista ed è quello di essere trasparente, di raccontare la verità per quella che è, mentre, ripeto, un addetto stampa è costretto a raccontare una parte di verità di quello che avviene nel proprio comune. Cioè, voi l'avete sentito mai, che ne so, un addetto stampa che parla male dell'amministrazione e che parla dei problemi della gente? Dico, naturalmente questa non è colpa dell'addetto stampa, ma purtroppo è un ruolo condizionato dal fatto che non hai un contratto a tempo indeterminato, giusto? E quindi hai la possibilità di esprimere anche una tua opinione, no? Quindi, avendo un contratto a tempo determinato, magari fatto dal sindaco del pro tempore, ripeto, sei sempre condizionato nel tuo servizio. Il Fiore dei Gitani è questo l'ultimo romanzo di Nicolò Angileri. Il libro verrà presentato oggi 4 ottobre alle ore 17 nella Sala Borremans di Villa Butera. La storia, realmente accaduta, racconta cosa è successo qualche anno fa in uno dei quartieri più antichi di Bagheria, noto come la Villa dei Mostri. È il 2008, quando un padre disperato si trova costretto a vendere la propria figlia, una ragazzina kosovara di appena 12 anni, ad una coppia rom per soli 2000 euro. Causa un figlio malato da curare e problemi economici incombenti. La vita che attende la bambina però è un inferno fatto di prigionia, maltrattamenti, violenza sessuale e schiavitù. Costretta a sposarsi con uno dei figli della nuova famiglia, inizia a subire violenze di ogni genere, anche dal giovane marito. Un calvario di circa 2 anni, conclusosi con la fuga e l'aiuto da parte di una donna bagherese. A seguire le indagini che portarono a emettere pesantissime condanne nei confronti dei suoi guzzini, fondamentale la sezione minori della squadra mobile di Palermo, nella quale peraltro Nicolò Angileri lavora da circa 12 anni. È il racconto di un caso autentico, scrive nella prefazione lo scrittore e giornalista Vito Bruschini, che, sviluppato con i ritmi incalzanti di un vero e proprio thriller, ci fa conoscere la vita dell'eroina del nostro romanzo. Insieme all'autore, oggi pomeriggio saranno presenti per parlare del libro il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, l'assessore comunale alla cultura e allo spettacolo, Rosanna Balistreri, la dottoressa Laura Vaccaro, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, il criminologo Domenico Barone, l'editore Franco Arcidiacono. Saranno presenti anche numerosi insegnanti e studenti, a cui alla fine dell'evento sarà offerto un rinfresco. Domani, domenica 5 ottobre, si terranno a Ficarazzi i festeggiamenti della Madonna del Rosario. Il tutto inizierà con la classica alborata mattutina, cui seguirà alle ore 12 la celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio, padre Giovanni Pipia officerà la cerimonia religiosa in onore della Madonna del Rosario, cui seguirà la processione del quadro della Madonna per il corso del paese. Questa solennità permetterà ai cittadini credenti di adorare la figura della Madonna del Rosario ed è un momento in cui è possibile chiedere le grazie alla mamma di tutte le mamme. I festeggiamenti si concluderanno con il consueto spettacolo pirotecnico. Questo programma è stato offerto da
tutto lo staff di ilmeteo.it vi augura di trascorrere una buona fine settimana. Previsioni per sabato 4 ottobre 2014, circolazione depressionaria al sud con rovesci e temporali, più sole al nord e gran parte del centro. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso con foschie mattutine, qualche nube in più sull'arco alpino centrale ed occidentale dove non si escludono delle piogge. Al centro bel tempo soleggiato in Toscana, Lazio, Umbria e Marche, piovaschi su Abruzzo e Molise, piogge con isolati temporali sulla Sardegna meridionale. Al sud tempo perturbato sulla Puglia con piogge diffuse, peggiora forte in Sicilia con precipitazioni e temporali in intensificazione, nubi e precipitazioni più irregolari in Calabria e più soleggiato in Campania. I venti soffiano sempre deboli dai quadranti settentrionali su tutti i bacini. Temperature previste minime pressoché stazionarie su tutte le regioni, comprese tra i 13 e i 21 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno prevediamo 20-23 gradi al nord, 20-26 gradi al centro e 17-25 gradi al sud. Ilmeteo.it vi augura un buon fine settimana e vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 4 ottobre, si festeggia San Francesco d'Assisi. Il nome Francesco, dal latino medievale Franciscus, significa appartenente al popolo dei Franchi. Si diffuse nel XII secolo grazie alla venerazione verso San Francesco, appunto. Dice il proverbio: per San Francesco, dopo il caldo viene il fresco. Sono nati oggi Charlton Heston, Susan Sarandon, Luis Sepulveda. Il 4 ottobre 1883, prima corsa dell'Oriente Express, il leggendario treno passeggeri che collegava Parigi ad Istanbul e che è rimasto in servizio fino al 1977. Nel 1927 inizia la costruzione del Monumento Nazionale del Monte Rushmore nel Dakota del Sud, la celebre opera alta circa 18 metri raffigurante i volti di quattro presidenti americani è un'importante meta turistica. Infine, il 4 ottobre 1964 viene inaugurata l'Autostrada del Sole, la più lunga autostrada italiana, che con i suoi 761 km collega Milano a Napoli, passando per Bologna, Firenze e Roma. Sasha Guitry ha detto: il lusso è una questione di soldi, l'eleganza una questione di educazione. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 4 ottobre. Ariete, istinto e intelligenza si fondono in un brillante abbraccio, favorendo il settore professionale, specie se operate nell'ambito della ricerca. Tanta buona sorte è merito dell'eccellente aspetto della Luna in perfetto accordo anche con Urano. Toro, con la Luna quadrata al segno, si prospetta una giornata all'insegna di contrattempi, scocciature o, nelle migliori delle ipotesi, della noiosa routine. Non fate affidamento sulla buona sorte e contate solo ed esclusivamente sulle vostre potenzialità. Gemelli, è una splendida giornata quella che promette la Luna dall'Acquario. Le seccature dell'ultimo periodo appartengono già al passato remoto. Felici e spensierati come di rado vi accade, ne approfittate per concedervi momenti leggeri e di serenità. Cancro, lentamente la situazione sta rientrando nei ranghi, consentendovi finalmente di tirare un po' il fiato. Avete bisogno di rilassarvi un po', non preoccupatevi delle questioni che reclamano la vostra attenzione e, se potete, delegatele agli altri. Leone, l'opposizione lunare non vi lascia molti margini di manovra e, unita al transito sfavorevole di Mercurio, vi fa rimanere scoperti, specie nel privato. Ma per fortuna, almeno il lavoro continua a fornirvi soddisfazioni e riconoscimenti in abbondanza. Vergine, a momenti dinamici e di notevole efficienza, alternate fasi più tranquille e poco produttive. Oggi dovete rassegnarvi a un andamento discontinuo. Se volete evitare complicazioni, non lasciatevi influenzare dalle opinioni altrui, seguite la vostra strada. Bilancia, la Luna sempre in Acquario promette molto e, per vostra fortuna, mantiene anche.
riuscite a mettere in pratica molti dei vostri progetti. Partite in surplus, ma con la discrezione che vi è abituale, mettete a segno più di un obiettivo. Scorpione, la sfavorevole angolatura della Luna oggi è ulteriormente appesantita dalle tensioni che il notturno satellite intreccia con l'impegnativo Saturno. La giornata si profila nervosa e l'intenzione di voler restare calmi potrebbero naufragare al primo intoppo. Sagittario, la Luna, sempre nel segno amico dell'Acquario, oggi è anche in armonia perfetta con Marte. Dinamici, entusiasti, ottimisti, siete un portento. Un senso di benessere a pagamento vi pervade ad ogni livello, state vivendo in uno stato di grazia. Capricorno, i movimenti planetari che caratterizzano il vostro segno tardano la lingua della solita routine e forse anche quella dell'insoddisfazione. Dovreste impegnare le energie per riorganizzare una quotidianità piuttosto caotica, ma non ne avete voglia. Acquario, i pianeti interessati alle vostre sorti oggi sono davvero troppi, con intenzioni tra loro contrastanti. Ne risulta una giornata caotica e faticosa, a fare le spese di questa iperattività astrale e soprattutto il lavoro, con risultati poco soddisfacenti. Pesci, vi attende una giornata incentrata sulla quotidianità, che vi costringe a metter mano a una serie quasi infinita di piccole e noiose questioni. Per fortuna siete dotati di una buona dose di resistenza, che oggi vi risulta un dono preziosissimo.